bellissimo ancora essere qui con voi. È vero che hai telefonato a casa nel... È stato veramente un trionfo. La gente ha detto, meno male, bravo, ti giuro. Per te? No, che non ti hanno visto subito. Ho detto ogni sera... Un'ultima cosa. Dimmela, non ti affaticare. L'ultima fratellino cosa, mio. Fratellino mio. Lo sai? No. Cosa? Quando faccio le mie fiction. Sì. Il picco più alto di ascolto. Sì. Lo prendo sempre nei momenti in cui muoio. Davvero? Sì. Quanto fai? Beh, tanto. Soltanto a te e so che la città. Noi adesso cantiamo, ci cosa? Proviamo. Cosa? Due canzoni di un grandissimo cantautore. Fai il serio, fai il bravo ragazzo, dedico la Margherita. Ma guardate chi c'è qui, Luca Tommasini, ciao, coreografo, buongiorno. Pure te sei il numero uno, eh? E Mauro Casciari, Mauro che insieme all'Allegra Brigata di Viva Rai 2 ne combinate di tutti i colori ogni mattina? Sì. Ma quanto, ma quanto ti diverti? Direi anche troppo, perché poi a un certo punto uno deve restare anche con la testa sulle spalle, però con Fiorello diventa difficile. Allora, Giorgiana Cristalli, giornalista dell'ANSA, grazie di essere qui. Riccardo Bocca, anche buongiorno. Amico, no? Di Rosario, buongiorno. E poi ci saranno tanti amici che arriveranno, che ci telefoneranno. Insomma, succederanno cose questa mattina. Succederanno cose, perché quando parli di Rosario Fiorello succedono cose. E soprattutto cose molto, sempre molto simpatiche e molto divertenti. Ma poi, Luca, ma come te le inventi quelle coreografie? Cioè, come ti vengono in mente? È una malattia. Spiegamelo. Io non lo so spiegare, altrimenti l'avrei spiegato e avrei lavorato meno. Non lo so, mi viene che io sento la musica, 10 secondi di musica e poi mi invento tutto un film. Lo faccio quando sono bambino perché sono nato povero. E quindi questo è in difficoltà, tu un po' mi hai raccontato, quindi questa cosa mi aiuta. Per cui la fantasia, la cioè fantasia. Anche quello di... No, sì. Poi il mestiere ti fa mettere in scena le cose, ti insegna a metterle in scena. Però poi noi ci mettiamo seduti dopo la puntata, lì lui mangia. No, e noi mi trattengo. Ci portano il mondo. E io lavoro. Che ve mangiate? Allora, dalla Sicilia arriva tanta base di mandorla, pasta di mandorle. Anche troppo, amici siciliani. Da tutte le regioni. Perché ve le mandano? No, vengono lì e portano cose a Fiorello, ma delle cose... Sì. Lui ha ingrassato 80 kg. No, 80 no, però 8 kg sì. Perché? Con sto buffet perenne davanti. Però te sei vestito di scuro stamattina, lo scuro sfina. Brava. È stata una cosa scientifica. Guarda io. Vabbè, sei top. Vabbè. No, quindi ringraziamo tutti quelli che ci portano cose dalle 6 di mattina. Però anche verdure magari, ecco. Cioè, portateci qualcosa. Anche di opere di bene, sì, magari. Sì, sì, sì. Allora, vediamo, dai, iniziamo con Luca. Ah. Per te, for you. Grazie. E Fiore. Jiggy, 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 shaggy, 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 jiggy, jiggy, jiggy. Amici che avete soldi in più, che non sapete dove metterli, dateli a Luca Tommasini. Cioè il PNRR, il MES, i fondi, le pensioni, che ne so, dategli il reddito di ballerinanza. Bello. Beh, fantastico. E sì, qua tra il riso, il pianto, perché c'è Michael che è stato il mio sogno, il motivo per cui ho fatto tutto quello che ho fatto, poi alla fine, perché mi sono impegnato per arrivare a lui. Mm-hmm. Quindi Michael Jackson è... Ah, Michael Jackson, ok. È il sottofondo che è molto apprezzato, grazie. Vedi, è emozionante, vedi. Rivedere tutto in fila. Ma quante ne combini tutte le mattine, tu spiegami? Intanto quei poveri ragazzi li mette tutti nudi.
Non c'è budget. C'è freddo. C'è budget. Perché avete tagliato sui costumi? No, non abbiamo mai avuto un grande budget. Noi abbiamo il budget della mattina, quindi di un programma normale, della mattina alle 7, per cui ce lo stiamo conquistando, spero, adesso ci verrà riconosciuto qualcosa. Però per cui iniziate a vestirli i ballerini adesso. Abbiamo una squadra di persone, Eleonora pazzesche, quindi la sartoria, la costumista, siamo tutti lì a dipingere, a tagliare, a portare cose da casa. Però diciamolo, è un programma fake della mattina, perché in realtà è un varietà strepitoso, che si genera ogni mattina attraverso forme così composite, così varie, che vanno dallo show, dall'intervista, dal balletto. Cioè è talmente piacevole poter parlare bene di un programma televisivo. Allora. È abbastanza... Aspettavo la cosa. Allora, Renato Franco del Corriere della Sera, buongiorno. Ciao Renato. Buongiorno. Adesso oggi vedremo un po' di filmati, di cose. Ecco, ormai ti svegli anche tu molto presto la mattina, no? Sì, mi sveglio presto, poi lo vedo anche su RaiPlay, cioè praticamente tante formule per poterlo vedere, poi ci sono le pillole su Twitter, diciamo che è un varietà che viaggia ormai su tutti i mezzi e su tutte le piattaforme, è appunto un varietà del sabato sera fatto la mattina, è un po' televisione, un po' radio, è un po' social, è veramente un gran bel programma, sì, infatti è difficile trovargli un difetto. Di solito mi piace parlare male, ma questa volta non riesco. Guarda che Renato Franco parli bene di qualcuno, ce ne vuole, eh? Giorgiana, per Lanza. Viva Rai 2 dimostra che il varietà è vivo e parliamo di, di Fiorello, no? Fiorello a tutto tondo, no? Fiorello a tutto tondo, uno showman che ha un talento improvvisativo unico, questo lo possiamo dire e sottolineare, ma soprattutto ha una grande spontaneità perché lui è lo showman della gente. Basta seguire quelle dirette Instagram che fa la mattina, che secondo me sono puro neorealismo, un po' talent, un po' reality. Cioè c'è tutto un mondo, una processione laica di queste persone che arrivano appunto con i cannoli, con le mozzarelle di bufala, che vogliono farsi notare, reduci del karaoke, gente che faceva spettacolo e poi è scomparsa e torna. Quindi un po' a caccia di visibilità, un po' proprio per vedere da vicino, toccare questo fenomeno così simpatico sia in scena che fuori dalla scena, perché poi la sua unicità, il suo talento è anche questo, cioè di essere esattamente uguale con la telecamera accesa e quando la telecamera è spenta, non è da tutti. Bene, Mauro, ce n'è anche per te. Eccolo. 3, 2, 1, guarda lì. Vediamo. Il nostro Mauro Casciari! Bravo! Beh, ragazzi, mamma mia! Anche ballerino! Complimenti! Grazie, però! Bravissimo, posso dire bravissimo? Tu lo sai che sei... Cioè, mia madre... È una sua fan! È una fan di Casciari! Cioè, una fan di Casciari! A me dice, mi piace quello che guarda strano! Ma ecco. Senti, ma questo cosettino qua te l'ha messo Fiore stamattina? Sì, è una delle cose che ci hanno portato, ci portano anche dei regali. Fammi vedere. È una pochette. Con delle lampadine? Sì, ce l'hanno portate diverse, dei ragazzi, poi non so neanche più, capito, perdo il conto, nel senso... E allora, come omaggio, lo mettiamo veramente, cioè poi adesso rimetterlo bene... Aspettaci, però non sono abituato a portare le pochette, com'è? Ecco. Ci sono, dai, adesso. Beh, era meglio messa prima. Lo so, ma vedi perché. Volevo dirtelo. Vincenzo, il 27 gennaio scorso, ha compiuto 70 anni e chi lo ha festeggiato più di tutti è stato proprio Fiorello, che per lui prova veramente un grande sentimento di grande affetto, di amicizia e viceversa. Allora, mandiamo questo filmato. Cominciare il mio compleanno con te è un vero regalo, un bellissimo regalo. Forse non hai sentito perché tu eri qua fuori, ma sai come si concludeva il filmato? No. Te lo suggerisco all'orecchio. Mi è partita la sciabarabba. Mi è partita la sciabarabba! Allora, ancora a casa non state vedendo niente, ma caro Vincenzo, volevamo solo dirti che abbiamo preparato una piccola cosetta per te. Vai. Grazie. Happy birthday
piede sulla torta, attenzione! Ecco la torta! C'è Giorgia Meloni! C'è Giorgia Meloni dentro la torta, Vincenzo! E Vincenzo è collegato al telefono con noi, Vincenzo Mollica. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao Vincenzo. Come stai? Buongiorno. Come stai? Bene, bene, si va avanti, tutto a posto. Amore. Sono contento che ci siano Casciari, Luca Tommasini, Giorgiana, Renato Franco, insomma tutte persone che conosco per festeggiare Rosario Fiorello. Che per me da sempre, da quando lo conosco, dalla fine degli anni Ottanta, è un genio della televisione che sta portando la televisione, come dice, sta verso il futuro. Ma si inventano ogni giorno delle cose, Rosario, strepitose. Per il mio compleanno poi con Luca Tommasini addirittura una coreografia esagerata proprio. Grazie, Vincenzo. È pieno di geni, perché Rosario si è circondato bene pure. Il bello di Rosario è che fa fiorire tutto quello che c'è intorno. È vero. E tutti i lavori collaborano in maniera festosa. E ogni mattina, ormai da quando è cominciato il programma, io ho spostato la sveglia alle 6, perché non mi posso perdere una puntata. Grazie. Senti, ma vi volete anche tanto bene, cioè al di là insomma delle telecamere, delle cose, ma c'è proprio un rapporto, guarda, un rapporto tra di voi molto bello, so. C'è un rapporto d'amicizia che è stato cementato da una grande persona che era Bibi Ballandi. All'inizio degli anni, all'inizio degli anni 90, quindi ho seguito tutti gli show che Rocco Fiorello ha fatto in Rai, li ho raccontati quando cominciava, e per il TG1 fece una cosa che non aveva mai fatto fino a quel momento, l'aveva fatto solo per Celentano, cioè Fiorello faceva lo spettacolo il sabato sera e la domenica pomeriggio arrivava e facevamo il commento dello spettacolo, come aveva fatto Celentano, super fantastico. Facciamo per Celentano per Fantastico. Insomma, era una festa e nel pomeriggio nel commentare lo spettacolo facevo un altro piccolo varietà all'interno del TG1. Insomma, era veramente strepitoso. Senti, è strepitoso. Quando è la prima volta che l'hai conosciuto? Che ricordo hai? Quando l'hai visto hai pensato questo diventerà un grande? Aveva fatto un video curiosissimo. Venne a Saxa Rubra, ci eravamo appena spostati da Via Teulada. E aveva fatto un video curiosissimo in una piscina con dei grandi palloni e lui cantava una canzone per l'estate. Non me la ricordo quella canzone per l'estate, ma lui arrivò e fece un travolgente, insomma, andò nello studio, andò in sala di direzione, insomma, ovunque passava metteva allegria. E poi questo è il grande fascino. La canzone Fiorello è un portatore, credo, di intelligenza, di buon umore e di allegria, che questa è la cosa più importante. Grazie Vincenzo, grazie per questo bellissimo ricordo. Allora, grazie a voi, ciao a tutti. Un bacio. Ciao Vincenzo. Apriamo ciao. Anche gli altri collegamenti. Peppe Quintale, Massimo Cervelli di Radio 2. Adesso racconteremo un po' tutta la vostra amicizia. Volevo sentire Renato Franco sul racconto di Mollica. Ecco, Mollica e Fiore, si sa, sono amici da tanto tempo. Però, ecco, i rapporti professionali, no? Che poi diventano invio, diventano una cosa meravigliosa, come ad esempio il tributo che ha fatto a Mollica proprio in diretta Viva Rai 2, no? Cioè questi momenti dove e non c'è solo la televisione, c'è anche l'affetto, ci sono i sentimenti, cioè, no? C'è l'umanità, e passa tutto. Sì, poi Fiorello ha anche questa grande capacità di intessere i rapporti che sono di lavoro e poi diventano di amicizia, di fatto insomma lo vediamo anche da tutti gli ospiti che riesce ogni volta a coinvolgere e che ogni volta si donano, si danno, perché sanno che con lui comunque sono in una rete protetta, li farà fiorire al meglio, come diceva prima Vincenzo, per cui appunto da questo punto di vista insomma anche fare casting tra virgolette è facile, perché insomma lui ci mette la faccia e poi ti dà la possibilità appunto di uscirne al meglio. Infatti sì, vediamo anche tanti ospiti fare cose che magari da altre parti non farebbero, perché sanno che si possono fidare, ne escono, esatto, bene, si divertono anche loro e poi si diverte, si, esatto, diverte. E oggi ne vedremo delle belle perché abbiamo un sacco di filmati. Non ho finito con te, Mauro, però. Sto qua. Non ho finito. Sposto. E tu lo sai perché. Guarda. Vediamo. Tagliagoni.
sui passi. Tanti auguri a Mauro, tanti auguri a te. Amici, è la prima torta strabica. Guardate la nostra cattiveria. Sono ragazzi. Edibili, sono edibili. E sono edibili. Mangiabili, sono edibili. Ma, allora, quei signori, ci siamo. Ma sicuro? Mangia gli occhi, dai, vai, vai, vai. Sono edibili, no, sono edibili. No. Ma non si mangia. C'è cascato. C'è cascato. Adesso io vorrei che Casciari facesse il ringraziamento a questa festa. Ovviamente in napoletano, visto che stai studiando in napoletano. Certo. Vai. Allora, grazie a tutti. Chi sei, napoletano? Aspetta, mi stavo calando in tuo personaggio. Allora, grazie a tutti. Pa festa dei 50 anni che avete fatto in tuo studio e vetre. Grazie a Fiore, grazie a Biggio, a tutti quelli che vedete, a quelli che non vedete, che stanno dietro le quinte. Bello, pensiero anche per c'è finito. A retre. A retre le quinte. Grazie. Grazie. Vabbè. Insomma, è stato. C'era questo buco in scaletta, capito? E dico, boh, che faranno qua? Quindi potevo immaginare, ma non che proprio. Che poi non è che si può scrivere tutto un programma, cioè questa roba qua è proprio no, così, poi, no, come gli viene. Lui. Quello che è scritto poi non succede. Dimmi, dai, raccontami qualcosa dei dietro le quinte. Perché è la prima scaletta senza orari, nel senso che Rosario siamo lì come macchina intorno, una cornice pronta a confezionare cose dal vivo, perché lui veramente si butta, improvvisa un numero. Poi Fiore è il nostro direttore artistico, è autore, quello che la gente non vede poi è che lui veramente è creativo anche, per cui ha un grande mestiere dietro le quinte. Noi ci stiamo divertendo tanto che gli stiamo andando dietro tutti, come possiamo? Ci mettiamo tutto lì. Non è facile. Stiamo lì dietro, per strada tutti a giocarci. Allora, parliamo dei cantanti intanto, vediamo chi c'è stato come ospite in questi mesi. Quanti mesi sono che vai in onda a Vivere Due? 5 dicembre. 5 dicembre, per cui quindi insomma è tanto che non si vede. È tanto 4 mesi. 4 mesi, sei sempre bello, amore. Ho messo degli occhiali grandi così, mi sono coperto tutto. Guarda. Invitante, tagliente, splendido, splendente, parapapapara, pararapapapara. Lo sanno fa, la ricetta di Ciccininello, compagni di cella c'è la tua mamma. Ah, che bello caffè, sono in caccia Rosanna fa, la ricetta di Ciccininello, compagni di cella, precisa mamma. Allora andiamo da Peppe Quintale. Peppe, buongiorno. Buongiorno a tutti. Amico storico, di vecchia data. Sì. Vuol dire vecchissima data. Beh, adesso non esagerare, te buttare così. Beh, giù, Peppe. Lo so, correvano solamente gli anni 80 e 90, insomma, solamente. Però diciamo che ho vissuto un periodo meraviglioso, 10 anni stupendi con lui, perché lavoravamo ogni tanto insieme, ma poi c'erano le sue gesta che travalicavano ogni frontiera, insomma. Ancora ci sono persone in Tunisia che si ricordano dell'episodio dove in un villaggio decisero per l'ultimo arrivo e partenze di sparare la sigla alle 4 del mattino in modo da svegliare tutti. Peccato che in lontananza si iniziano a vedere le luci di Biserta, di questa città che si accendono, e poco dopo arriva la polizia, perché accanto viveva il capo della Tunisair, che praticamente fece chiamare i poliziotti e arrivano, trovano Fiorello in caftano con tutta l'equipe. Chi è stato, chi è responsabile? Lui indicò il capovillaggio, che tornò solamente di sera al villaggio dopo essere stato sequestrato per colpa di questa idea, di questa putade. Però vabbè, che vi posso raccontare? Una tournée fatta in Germania senza parlare una parola di tedesco. Lo provo a immaginare, con guarda. Sì, parlavate in siciliano, Fiore parlava in siciliano.
Io lo accompagnavo, facevamo questo spettacolo in napo siciliano. Ecco, vedi. Molto, molto Casciari, sulla pronuncia non ci siamo proprio, te lo dico, eh. Devi lavorare un po' di più sulla S, ok. C'è tempo, solo la S poi l'ha detto. Grazie. Diciamo. E poi lì in Germania appunto tutto, diciamo così, faceva questo personaggio che si divertiva tantissimo, faceva questo personaggio di Rambo, che faceva delle cose impossibili. Così come un giorno si presentò nella direzione amministrativa, mentre c'era, sai, il direttore amministrativo con le scartoffie che stava lì a fare le cose, entra col vestito di Superman e fa: sono Super Fiorello. E il direttore amministrativo aprì la finestra e gli disse: e vola, va. E quindi ci sono... È proprio lui. È rimasto così, sì, insomma, non si è smentito. Allora, l'informazione secondo Fiorello, guardate.